Ciao ragazze, oggi parliamo del miglior antirughe del mondo. In questo video vi parlerò anche di quelli che sono gli integratori, perché spesso mi dite: Martina, ma mi consigli qualche integratore oppure te cosa prendi? Ma entriamo nel vivo dell'argomento. Leggo ancora oggi, o sento in alcuni video, le persone dire la crema rimane in superficie, perciò cosa vuoi fare con le cremine non servono a niente. Detto anche da divulgatori, detto da persone, dermatologi, persone che comunque, ecco, hanno sempre le mani in pasta. E mi viene, questa cosa mi lascia un po' interdetta. Perché? Perché forse devono andare a ristudiare un po' di fisiologia della pelle? Perché è vero che un cosmetico rimane in superficie, ma è anche vero che tutto quello che succede in profondità dipende da quello che succede in superficie, nel bene e nel male. In parte è vero che la pelle è un organo escretore, perciò, non so, problemi di intestino, stile di vita, fumo possono senz'altro incidere sulla qualità della pelle, ma la primissima funzione della nostra cute è quella di difenderci dall'ambiente. Vero è che una crema che cancella le rughe non esiste, quindi non è che una crema ve la date e questa cancella le rughe, e starete pensando, e allora? Allora esistono sempre le famose tre strategie. Non dite: oh, Iori dice le solite cose. Ascoltate bene. La pelle, quindi la primissima strategia, è quella di avere una pelle funzionale. Perché avere una pelle funzionale? Non solo perché poi sarà morbida ed elastica, quindi capace di adattarsi, come spiego tantissime volte alle vostre espressioni mimiche, ma una pelle forte e funzionale, o meglio, quando una pelle non è forte e funzionale, quindi la sua barriera è stropicciata da detergenti sbagliati, scrub sbagliati, esfolianti, creme contenenti pellicole, siliconi, acrilici, nylon, che succede? Che all'interno si forma, proprio perché non è più efficiente, la sua capacità primaria è quella di difendersi, di difenderci, si forma una sorta di prima linea. Quindi uno stato costante infiammatorio che non vedete sotto forma di rossori o di cose particolari, lo vedete poi perché casomai la pelle invecchia prima, o perché vedete comparire delle macchie, o perché non è più tonica, è poco vitale, è poco ossigenata. Però questo stato infiammatorio costante danneggia tutti i componenti del nostro derma. Quindi il collagene, l'elastina, lo ialuronico, e crea al tempo stesso uno stress ossidativo costante, quindi i radicali li fanno da padroni. Perciò il nostro metodo nasce proprio per questo, cioè quando mi dite: Martina, ma mi puoi già dare un antirughe? Anche se abbiamo Hydra Age, che è comunque una crema antirughe, io vi dico sempre, la mia risposta è sempre la stessa. L'antirughe non esiste, cioè non è che se voi, anziché fare la normalizzazione in fase iniziale, usate prima Hydra Age o l'antirughe, fate prima. Perché? Proprio perché è fondamentale ristabilire prima questa perfetta, questa efficienza, questa funzionalità. La seconda è quella di avere una pelle ben ossigenata e drenata, per quello faccio vedere i video dei massaggi. E se iniziate il nostro metodo, vi suggerisco di rimanere sui nostri massaggi, su quelli che faccio vedere io, perché purtroppo continuo a vedere dei massaggi che davvero con la fisiologia della pelle non hanno alcun nesso. Ed infine, tre, noi abbiamo muscoli, e anche lì, se iniziate il metodo, vi suggerisco di fare gli esercizi che mostro io. Perché? Vedo degli esercizi che o non hanno nessun senso o addirittura peggiorativi, e penso: questi vendono i corsi di massaggi e di esercizi. E questa cosa, anche questa, mi lascia un po' così, un po' interdetta. E ora gli integratori. Allora, abbiamo detto che in parte la pelle è anche un organo escretore, perciò la prima cosa, un'alimentazione corretta. Non è che voi potete mangiare le peggio porcaie e le peggio porcaie, bere alcolici, fumare un pacchetto di sigarette e poi vi basta un integratore per essere in perfetta forma. Quindi lo stile di vita conta.
Però anch'io da Toscana, Godreccia, bevo il vino, mangio, insomma, una bella forchetta, amo bere il vino tutti i giorni. Perciò come si contrastano un po' queste piccole deviazioni, anche perché sono piuttosto contrarie alle forme di estremismo. Allora, ci sono tre integratori fondamentali che io suggerisco di solito. Gli omega 3, che però ad esempio quando sono qui a casa a Gozo, è un'isola e c'è un pesce pescato freschissimo del giorno, cerco di mangiare un po' di pesce, perciò non prendo integratori di omega 3. La vitamina C, vi suggerisco quella naturale, perciò non quella sintetica, ma quella da cerola, da rosa canina, da agrumi. Ecco, vi suggerisco una vitamina C naturale e minimo un grammo o anche un pochino di più. Ed infine degli antiossidanti. Quali uso? Io tendenzialmente, allora, in piena stagione così estiva, all'inizio dell'estate, quando ci sono talmente tanti frutti e verdura di tutti i colori, dolce, che arriva proprio direttamente dal sole, anche perché la compro sempre bio, comunque la prendo proprio qua, dai contadini, ecco, allora non ne ho bisogno. Ma se sono in Toscana, in città, oppure sempre in giro per lavoro, allora prendo The Guardians oppure Pinoflavo un po' più specifico, un antiossidante, ma lo suggerisco soprattutto se siete predisposti alle macchie, oppure The Guardians soprattutto ai cambi di stagione. Quindi cerco un pochino di aiutare la mia pelle dall'interno. Ecco, adottare queste tre strategie che vi ho detto, quindi una pelle perfettamente funzionante, sempre drenata e ossigenata, i muscoli tonici e mai contratti, uno stile di vita sano ma equilibrato, quindi non nevrotico, integrando quando c'è necessità, ecco, vi posso garantire che la pelle sarà bella e giovane il più a lungo possibile e soprattutto sana. Spero che sia stato utile, non ripetitivo, perché a volte, ecco, rifissare dei concetti fa sempre bene. Se vi è piaciuto condividetelo e fatemi sapere, ecco, come procede la vostra routine. Ah, per le nuove, se pensate che queste siano tutte chiacchiere, a parte andate a vedere la fisiologia della pelle, ma andate anche a vedere sul sito, tutti i nostri primi e dopo sono corredati da nome e cognome, quindi tutte persone vere, reali, che potete contattare. Un abbraccio, perché gli altri parlano e noi facciamo i fatti. Alla prossima!